Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale per questo nuovo video. Video nel quale vorrei dare il mio contributo per rispondere a una delle domande più comuni sui social, e cioè il consiglio su quale muta acquistare. E siccome la primavera si approssima, oggi vorrei parlare delle mute da 5 mm e su come solitamente ai miei allievi indico cosa guardare nello scegliere una muta. La prima distinzione che faccio è quella tra muta foderata e muta liscia. Le differenze sono tante, ci sono pro e contro per tutte e due le cose. La muta foderata ovviamente è un po' meno elastica perché la fodera indurisce il neoprene, ma è sicuramente più resistente in quanto evita che ci possa, o meglio, allontana il pericolo di abrasione e di rotture qualora e quando andiamo in mezzo agli scogli. Va da sé però che essendo foderata, quando siamo in gommone e la giornata non è proprio delle più calde, tende a mantenere un pochettino il freddo e a trasmetterlo al nostro corpo. A differenza invece della muta liscia che non avendo cuciture, non avendo fodera, risulta molto più morbida, molto più elastica, molto più confortevole, si asciuga subito quando siamo in gommone, ahimè, diventa un po' più delicata soprattutto nel momento in cui la mettiamo o la spogliamo, perché in quei momenti in cui siamo meno attenti, siamo un po' più rudi e tendiamo a creare dei danni, delle rotture. Nulla che non si possa riparare perché poi con il mastice, con una bella colla bicomponente, facilmente si può correre ai ripari e quindi riutilizzare la muta in tutte le sue caratteristiche. Altra caratteristica che dobbiamo guardare quando scegliamo la muta è il taglio della spalla. Abbiamo il taglio classico, diciamo italiano, europeo, con il giro spalla, purché vi sia comunque la patta sotto il braccio per evitare cuciture, quindi abrasione sotto le braccia, e il taglio alla francese con la spalla che scende partendo dal collo. Sono tutti e due abbastanza confortevoli. Diciamo che il taglio alla francese ha il vantaggio di andare a raccogliere un range più ampio di differenza di misure, intesa come larghezza delle spalle, cioè dall'omero all'omero. E a quel punto riesce a vestire un po' di più, magari un po' a discapito in alcuni casi della manica che risulterà corta a chi magari ha le braccia un po' più lunghe, ma una vestibilità, diversa. Non voglio dire che sia meglio o peggio perché poi dipende anche dalla corporatura di ognuno di noi. È sicuramente un taglio diverso. Se trovate però quello che veste per voi, siete al top. Altra caratteristica da guardare è il rinforzo sternale, molto caro a chi usa l'arbalete. Quindi abbiamo dei rinforzi sternali esterni, quindi cuciti sopra e magari allungati in più fasi, in un unico pezzo, a seconda di come l'azienda vuole impostarsi. O addirittura quelli incollati internamente. Qui ve ne ho girata una per farvela vedere. Vedete? È incollata all'interno. Qui c'è chi invece la sovrastampa in due pezzi. L'importante è che sia bello alto ma anche bello lungo per permettere un agevole caricamento dell'arbalete sia nella prima fase, cioè la prima tacca, che quando poi devo allungare ancora la carica per arrivare in fondo. Altre caratteristiche, rinforzi ai gomiti. C'è chi li adotta e chi no, sono un di più, possono servire molto magari nelle mute lisce quando siano previsti, perché comunque chi pesca in tana o fa molto agguato tende a toccare, quindi è un punto, diciamo, di usura abbastanza facile da rompere, così come le ginocchia per quanto riguarda il pantalone che vedremo dopo. Ulteriore caratteristica da guardare sono le finiture delle estremità, quindi polsi, caviglie e giro viso. Ci sono aziende che usano materiale liscio rigirato in modo da renderlo stagno e ridurre ancora di più le infiltrazioni di acqua, ma a discapito di un po' dell'elasticità quando viene vestita. Altre aziende invece, o altri modelli, preferiscono non mettere nessun tipo di cucitura, lasciare il taglio vivo. Questo comporta che la vestibilità e l'elasticità non siano compromesse, a discapito invece poi della durata, perché comunque avere la fodera libera senza nessun tipo di protezione la rende un po' meno duratura, quindi tenderà a screpolarsi nel tempo qui. C'è chi invece addirittura usa materiale foderato e quindi applica delle cuciture che la rendono sicuramente più resistente, forse un tantinello più fastidioso a chi è molto sensibile in questa zona del viso o magari ha un polso generoso e quindi la muta tende a stringere un po'. Ce n'è per tutti i gusti. Non esiste un'azienda migliore dell'altra, ma ogni azienda crea capi diversi per le esigenze diverse, per tutte le tasche, perché poi ogni muto con più caratteristiche ci sono e diverso sarà il costo. Quale
quasi tutte ormai adottano il doppio bottone per quanto riguarda la chiusura a coda di castoro, a baionetta, quindi infilo e tiro giù. Non è regolabile. Ci sono invece quelle con il velcro, che viene preso qui a mo' di patta e può essere regolato. Il velcro ha dalla sua di essere regolabile, come ho appena detto, ma un po' più delicato e quindi meno duraturo nel tempo. Altra cosa da guardare è poi infine il pantalone, perché si è notoriamente portato sempre un pantalone a salopette, detto anche long john, ma tutte le aziende ormai che trattano il pantalone a salopette hanno creato questo disegno o una sorta di cucitura in altri modelli, in altre aziende, al di sopra della quale la muta viene tagliata per diventare, diciamo, a vita alta, permettere una maggiore espansione del torace, quindi una più facile respirazione e soprattutto in caso di bisogni fisiologici di un certo tipo, avere la possibilità di abbassare il pantalone senza doversi per forza spogliare completamente. Ci sono poi delle mute che prevedono addirittura il sistema per urinare all'esterno, già compreso. Questo è un sistema brevettato francese a doppia patta, ma esistono anche quelli che si possono applicare in casa fatti da altre aziende. In questa sede la muta viene bucata e viene applicata con la colla il famoso becco d'anatra. Come vi dicevo, i pantaloni possono avere i rinforzi delle ginocchia, questo è già a vita alta, addirittura con una bordatura stagna che si può rigirare per far sì che faccia presa sulla giacca e quindi diventi stagna insieme alla giacca. Rinforzia le ginocchia, rinforzia le ginocchia anche per le mute lisce, rinforzi nella zona di sfregamento dove pinneggiamo e dove c'è anche la coda di castoro in modo da avere maggior presa e minore usura, bordature stagne per evitare l'ingresso dell'acqua, ne ho prese a caso, ma ormai ripeto, le aziende le portano un po' su tutti i modelli. E quindi la scelta va poi a cadere su quella che più piace a livello di colori, perché anche qui abbiamo una differenziazione tra il classico nero che sfina, va bene a tutti, o i colori che si adattano ai diversi tipi di fondali che più o meno si possono ritrovare. Ultimamente va molto il rosso, anche perché è il primo colore, il colore che scompare nel fondo del mare. Nei 10 metri il rosso diventa mattone, quindi molto mimetico, soprattutto sui fondali vulcanici, per passare a dei colori che hanno delle nuance di rosa e verde piuttosto che di color sabbia o di erba o di pietra nera. Ce n'è per tutti i gusti, ce n'è per tutte le tasche e soprattutto per le proprie convinzioni, perché il mimetico dipende molto anche dalle convinzioni del pescatore, oltre che dai luoghi dove si va a pescare. Quello poi sta un po' al nostro gusto. Per cui non esiste la muta perfetta o la muta migliore, esiste quella che mi veste meglio, quella che mi piace di più e che risponde di più alle caratteristiche per le quali io compro la muta, cioè dove vado a pescare, a che profondità, con che temperatura e soprattutto che taglia. Quasi tutte le aziende hanno il catalogo online e al fondo del catalogo trovate le tabelle misure dove per scegliere la vostra muta, anche comprando su un sito online, basta guardare la misura del torace, della vita, la lunghezza totale. Qualcuno dà anche la lunghezza del braccio, ma è un di più. In base a quello potete scegliere poi la taglia della vostra muta. Ormai sono tutte o quasi spezzate, quindi si può prendere giacca di uno, pantalone di un altro e mischiarle, purché troviate quella che vi piace di più. Spero di esservi stato utile. Qualsiasi altra domanda potete anche scrivermi su Facebook o su WhatsApp e comunque c'è il mio sito www.scubazarshop.com a vostra disposizione. Grazie e mettete qualche like.